Buongiorno signor Marco. Buongiorno a te Andrea e buongiorno naturalmente da tutti gli ascoltatori, a tutti i tifosi della Clodiense Chioggia Sottomarina. Tra circa 20 minuti si giocherà qui allo stadio Aldo Edino Ballarina. Questo è il recupero della seconda giornata del girone di ritorno che era stata posticipata a causa del maltempo. Mancano ancora 10 giornate al termine del campionato, però comincia a diventare importante per la formazione di De Mozzi la vittoria, il risultato, cercare appunto di non perdere contatto da quella che è la capolista ambrosiana. Con la formazione in mano, con la distinta, notiamo anche qualche novità, qualche problema per il portiere. Abitualmente gioca in porta Tebaldi, anche se si avvicenda con Bastianello. Oggi non è neppure in panchina Tebaldi, è problema per lui a una mano, e quindi Bastianello in porta e Alessandro Salvagno, giocatore del 99, che invece è in panchina. Per quello che riguarda altri aspetti di novità, la difesa è impregnata su Andrea Moretto, su Namani Mandi a livello di centrali, quindi Abka in panchina ci va anche Riva, Rivi in avanti, quindi giocano Cacurio, Zambon supportati da Pradolin. Torniamo al concetto ribadito appunto all'inizio, urge la vittoria per una Clodiense che spera ancora di vincere il campionato. Ciao Marco. A te.